Sai ragazzi, qui del 38 come va? Allora, buon pomeriggio. Mi scuso per i video di Star Wars Battlefront dove purtroppo la mia voce non si sente. È successo un problema. Solitamente io setto sempre il microfono quando devo fare un video. Cosa che avevo fatto. È successo che prima di giocare ho messo una webcam perché dovevo far vedere delle cose ai miei due compagni di avventura su Battlefront 2. Che sono in gioco con loro, però devo far vedere le cose, per essere esatti devo far vedere questo, perché ovviamente essendo fan di Guerre Stellari non potevo non avere questo. Continuiamo questo, vedete quanta bella roba, veramente tanta bella roba. Però il guai è che quando ho dovuto far vedere tutta sta bella roba, molto intanto ve lo sto facendo vedere, tutta sta bella roba, io ho dovuto mettere una webcam. Questa webcam che cosa ha fatto sto coso? Ha messo automaticamente il suo volume, poi questo e poi questo. Mo, io giustamente è successo che automaticamente il sistema Nvidia ha messo in priorità la webcam. Mo uno direbbe, ah va bene. Non va bene, perché poi l'ho rimosso e me l'ha rimesso allora il microfono di base, quello fisso. Però me l'ha abbassata. Cioè, non era più impostato ad alto, ma era impostato a basso, medio. E mi ha fregato, perché non ci avevo pensato che mi fregava questa cosa. E quindi la mia voce non si sente. Bene. E mi dispiace. Vabbè. Vi sentite con gli altri, quindi basta che sentite gente parlare, tutto va bene. Abbiamo parlato di cose che ve lo dico qui nel video. Allora, una delle prime cose abbiamo parlato proprio di Star Wars Squadrons, che io mo non so se avrò l'onore, tramite come è successo la volta scorsa con Battlefront 2, che l'IA mi manderà un'email per provare e testare l'open beta, il corso beta, l'open alpha, cosa alpha, non lo so, o una demo. Sarebbe una figa, no? La demo, no, perché la demo solitamente diventa poi pubblico per tutti, se non erro, sì, per pochi giorni. Però il close alpha, l'open beta e roba simile, in teoria te lo mando per email dicendo ecco, testalo, ti diamo il codice e cose, fai. Mi è successo con Star Wars Battlefront 2 e ho perso l'occasione perché il mio computer non reggeva il gioco. Infatti, oltre a parlare di questo, abbiamo parlato proprio della questione che se avrò la fortuna di avere il gioco, lo testerò, ne parlerò il mio punto di vista personale, ma anche in maniera oggettiva, perché devo parlare comunque del gioco, cosa potrebbe omettere, cosa va, e sono le cose, quello che volevo proporre tempo fa, cosa che non ho potuto, con Battlefront 2 beta, close beta. No, open beta mi sembra che era, vabbè. Poi, che è successo? E questo era uno dei punti che abbiamo chiarito e parlato. Il secondo punto era che non l'avrei preso il gioco in maniera ufficiale, quindi quello completo, insomma, quando uscirà, perché non mi piace la dinamica. Ma uno direbbe, come cazzo sto là? Lo so, il problema è che è proprio quello stile di gioco che non mi piace, ma per fatti miei, è personale. Non è perché il gioco è brutto, perché c'è quella dinamica, non mi va per quello. Però ho visto che si può personalizzare il veicolo, si può personalizzare il pilota e via dicendo. La cosa c'è posta. Il problema che io vorrei, come ho detto infatti durante il gameplay, che se mettessero anche una fazione, un momento, un tratto, un atto, una, diciamo, una sezione, poi un finale, ok? Difensivo o attacco nelle navi nemiche, ovvero tutta una buona parte, avete presente supremazie, no? Che si conquistano i campi, i terreni, i posti di comando e cose varie, e poi si deve andare nella nave avversaria per disattivare o distruggere comunque il nucleo e compagnia bella. Beh, più o meno la stessa cosa, l'unica differenza è che magari tutta una buona parte del gioco si basa sul distruggere i nemici, distruggere le navi da trasporto, distruggere o difendere, poi dipende dalle circostanze, le navi di supporto, non di trasporto, di supporto, attenzione, e tante altre situazioni via dicendo,
E succede che poi magari ci sarà l'ultimo atto di questa modalità, faccio un banale esempio, ripeto, che magari entrare nella nave e parcheggiare e tu puoi scendere con una tot di squadra o comunque con tutta il battaglio squadrone, quindi sarebbero una decina di personaggi totali, tra virgolette, piloti, solitamente sono uno squadrone da 8, spesso succede, o anche 10, o anche 12 volendo, però fino a lì, si va dentro la nave con il pilota tuo selezionato, con le abilità magari personalizzate, e vai là e cerchi di fare l'ultimo atto, ovvero attaccare e distruggere l'interno della nave. O in fase difensivo, difendere la nave se i nemici arrivano. Poi il resto è solo e unicamente nello spazio. Ci può stare pure solo tema spazio, via dicendo, vi l'ho detto, però solo per questo. Se mette anche quella modalità, ancora meglio. Poi non lo so se faranno l'era della Repubblica, anche se si parla l'era della Repubblica, l'era imperiale e l'era del primo ordine, quindi in pratica sono tutte e tre le ere con tutte navi diverse, una personalizzazione di navi, nuove navi che non abbiamo mai utilizzato, altre ci sono, altre non ci sono. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere, poi penserò se prendere o non prendere. Però prima di tutto devo pensare al computer, devo comprare un computer nuovo, quindi se no non reggerebbe, non reggerebbe il nuovo gioco, non reggerebbe quasi nulla, per forza. Bene, dopo questa piccola novità di Battlefront 2, arriviamo a Mortal Kombat 11. Perché? Perché praticamente, vi ricordate quando io vi feci vedere quell'immagine di sì? Oddio, ma questo è Xena! Ci sta un piccolo rumor che probabilmente conferma Xena. Ok? E loro spesso l'hanno, loro l'avevano detto, gli sviluppatori, che il Combat Pack 3 era composto da tre personaggi di Mortal Kombat e un personaggio femminile, Quest, specificando personaggio femminile. E quella è Xena. Abbiamo Xena, raga. E poi arriva uno che dice, no, è Buffy, no, no, Xena, quella è Xena. Ma inizi da Xena. Ok, basta, ok. sono fan di Xena. Devo scaricare la sua serie TV. Era ignorante, era ignorante. Poi era carino. Adesso mo un po' invecchiato, sapete com'è. Bene, bene. Mo arriviamo ad altre news. A parte che questo mese, e sarà il mio romantico, e quindi cercherò di comprarmi un nuovo PC. Un'altra cosa più importante, è molto più importante, è la questione, questo è da non sottovalutare, che gira un rumor molto interessante, che in parte c'è un fondo di verità, in alto potrebbe essere un fake o comunque semplice rumors, quindi prendiamo con le pinze queste cose. E praticamente si parla che la Warner Bros. Games, forse per problemi economici, non si sa bene di preciso, non si specifica, vuole vendere il settore game. Quindi tutto ciò che c'è come Mortal Kombat, cioè tutte quelle case che hanno fatto anche Batman o tutte quelle collaborazioni, o le tolgo di mezzo o le vendono a un'altra ditta, così loro li sanno gestire meglio rispetto alla Warner. Sta cosa un po' mi dispiace, ma in parte sono pure contento, perché forse servirebbe qualcuno di più esperti, servono persone più esperte in ambito videogiochi. La Warner, in un certo senso, appunto mio di vista, non la sa gestire. E l'abbiamo visto con Mortal Kombat, per farvi un esempio, che ok, attori, tutto big money, quello che volete, ma potevano fare veramente di meglio, potevano fare di meglio. Comunque, parentesi di nuovo, si parla che forse Microsoft vorrebbe prenderla, acquistarlo, e questo è il rumor che è uscito da poco, e ecco perché questo si prende poi con le pinze, perché non lo sai. Quello della Warner Bros. Games c'è una grande probabilità che è fattibile la cosa. Uno direbbe perché dici che è fattibile? Perché se ci pensate, gli unici giochi proprio Warner, ok? Quali sono? Injustice, Mortal Kombat e qualche gioco di Batman. Sì, perché adesso uno direbbe, vabbè, ma c'è Arkham, sì, Arkham è passato. Ciao, è passato. Non siamo a Marvel.
La Marvel ha caricato, a settembre uscirà Avengers, per la PS5 uscirà il nuovo gioco di Spider-Man. Hanno fatto Marvel vs Capcom, hanno proposto, aspetta, qual è altra cosa? Tre, 2 anni fa il gioco di Spider-Man, per PS3. Cioè, raga, diciamocelo, ci sono un sacco di giochi. Giochi mobile, ci sono giochi di tutto e di più, ok? Pensiamoci. La Marvel non ha problemi a Disney in quella parte. La Warner ha fatto poche cose in ambito videogioco. Non sta più facendo un gioco dei Looney Tunes da periodo della PS2. Lo ricordate? L'ultimo gioco era Looney Tunes Acme, Operation Acme, una cosa del genere. Basta. Non hanno più riproposto nulla, quindi siamo onesti. Quindi può essere fattibile la cosa, può essere effettivamente fattibile, ma il fatto che la Microsoft forse la può prendere sarebbe interessante. Ovviamente è inutile che io ve lo dica, ma ve lo dico già da ora, ma se la Microsoft lo prende, ovvio che pretendo, tra virgolette, un versus Killer Instinct Mortal Kombat. D'obbligo, proprio del tipo telefonata, dovete fare quel gioco, ciao ora. Ma ovvio, ovvio, che quando se lo prendono, ovvio che presumo che la Microsoft dirà, vabbè, abbiamo preso nuove case piccole che gestiscono vari tipi di tematiche, sia della Warner, sia Picchiaduro, quindi in questo caso gli va pure bene a Microsoft perché non ha mai avuto di case piccole che gestiscono i picchiaduro e secondo me sarebbe pure un affare perché in teoria avendo una casa produttrice come Mortal Kombat, se ci pensiamo, la casa produttrice di Mortal Kombat avrà supporto tecnico perché a Microsoft quello darebbe e possono veramente fare di tutto perché possono mettere 3 nuove tipologie di picchiaduro, di cui uno che lo sta gestendo gli sviluppatori di Mortal Kombat, che deve ancora poi uscire, dobbiamo sapere che tipologia di capitolo è. Un altro, che però è sempre un picchiaduro probabilmente, l'unica cosa che dobbiamo capire è la tematica, che tipologia di tematica. Un altro Injustice, la saga Injustice, un'altra saga Mortal Kombat, mettiamo pure Killer Instinct, che magari lo fa lavorare per gli sviluppatori di Mortal Kombat, e il gioco è fatto. Abbiamo ben 4 picchiaduro. La Microsoft ottiene 4 picchiaduro, cioè sarebbe un po'. Che ne pare, che ne pensate? Ovvio che fare anche un versus, perché giustamente gestirà, vabbè, fate i vostri capitoli e state tranquilli, perché giustamente qua cambierà tutta la tematica, no? Non è come la Warner che dice, ah no, il gioco deve uscire ora perché serve. No, la Microsoft dice, sì, tanto abbiamo 3.000 giochi, quindi con calma, facciamo uscire questo, ok, abbiamo tutto tempo, fai quell'altro, devono uscire 2 o 3 di questi, ok, a posto, quell'altro caricare. Cioè, fate, lavorate e daranno più supporto tecnico, quindi secondo me avranno più vantaggi in questo punto di vista le piccole case rispetto con la Warner che sono più limitate, hanno più difficoltà in altre circostanze. Beh, staremo a vedere. Può essere, io sto solo ipotizzando, sto dando il mio punto di vista, però può essere anche effettivamente tutto l'opposto, può essere pure che dopo averli acquistati li manda a cagare e poi loro prendono soltanto i titoli e dicono ok, facciamo noi Mortal Kombat, andiamo tutto a quello. Non credo proprio in certo senso, ma Microsoft non mi sembra così spietata fino a sto livello, almeno per me, poi non lo so, uso le mani. Bene, oltre a questo, beh, è uscito il personaggio nuovo di One Punch Man, che devo prima o poi portarle e farvi vedere qualche gameplay di One Punch, che da un tempo che non lo porto. Devo farvi vedere assolutamente One Piece, perché devo far vedere anche i nuovi personaggi che usciranno questo mese. Mi sembra questo il prossimo, comunque uscirà in estate, quindi a voi che fa. Spero sempre che Dead or Alive verrà aggiornato, faranno una sezione nuova, una nuova espansione, qualcosa. Ovviamente aspetterò contenuti di Mortal Kombat 11 perché devono ancora uscire i costumi, i pack costumi di Aftermath. Anche che loro hanno detto sono indietro col lavoro, quindi ci vorrà tempo. Forse questo mese non faranno nulla, se ne parla il mese prossimo. Staremo a vedere. Non lo sappiamo, non so nulla. Oltre a questo, che vi volevo dire, come altro tipo già di videogioco, no, per il momento nulla questo. Mi sono messo a scaricare molti film ignoranti, vecchi. E quindi mi farò più maratone di film. Però devo portare qualche gioco vecchio.
Lo ammetto, lo devo fare. L'avevo promesso, lo devo fare. Devo portare qualche videogioco vecchio di PS1 e PS2, lo confesso, lo devo fare. Quale altra cosa vi posso dire? Di novità, 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 novità. Sto aspettando Lego Star Wars, quello là, la saga Skywalker, prima o poi dovrà uscire, prima o poi. Devo comprare Marvel Avengers, parlando, Marvel's Avenger, specifico, ho sbagliato proprio a dire il nome. E basta. Bene, questo, io qui vi saluto, qui del 38, al prossimo video e niente. Ah, ovviamente Rick Fest lo porto sempre quasi ogni giorno, giusto perché così scleriamo un po'. Magari si parla di qualcosa di sfizioso. E poi un'altra cosa simpatica, probabilmente devo riportare Batman Asylum, che l'ho lasciato arretrato, l'ho abbandonato proprio, lo devo riportare un po', dai, lo devo riportare decisamente. Bene, raga, io qui vi saluto, qui del 38, al prossimo video, passo e